Buongiorno di nuovo a tutti, sono Giampaolo Ronsisvalle del comitato organizzatore del festival. Una comunicazione di servizio prima di andare all'introduzione di questa importante tavola rotonda, storia di innocenti in carcere. Per questioni di tempo provvederemo a tradurre direttamente, per la fruibilità dei relatori, gli interventi del signor Pringle per il signor Massaro con un interprete a sua disposizione. Per chi è di lingua anglofona o di altra lingua e vuole ascoltare la traduzione in inglese, troverà qualche interprete sparso lungo la sala, potrà avvicinarsi a loro e eventualmente ascoltare direttamente in lingua italiana la traduzione dell'intervento di Pringle e viceversa la traduzione in lingua inglese dell'intervento del signor Massaro. Detto ciò, vi ringrazio nuovamente per essere qui. È importante poter introdurre da par mio questa tavola rotonda con tre importantissimi ospiti. Tre ospiti che fanno delle storie degli innocenti in carcere un po' un emblema, sia nazionale che internazionale. Abbiamo il nostro moderatore, Valentino Maimone, che è, attraverso errorigiudiziari.com, il portatore di un messaggio che è quello che non ci si dovrà disperare. C'è chi porta avanti gli interessi di chi è stato ingiustamente condannato e grazie al servizio che rendono da qualche anno stanno portando alla ribalta e alla conoscenza di tutti gli errori del passato e stanno lavorando per poter evitare che in futuro, anche attraverso la sensibilizzazione della cittadinanza e degli addetti ai lavori, queste cose non possano più accadere. Ascolterete direttamente con le vostre orecchie le storie di due persone che hanno patito l'errore giudiziario. Il, per così dire, nostro Angelo Massaro, che è l'emblema di due circostanze. La prima, del fatto che ai noi, e in questo le camere penali, la Camera Penale di Modena, da sempre stigmatizzano l'abuso delle intercettazioni telefoniche. Angelo Massaro è un emblema del fatto che attraverso un'erronea traduzione e interpretazione di una telefonata ci si possa trovare ingiustamente condannati e patire per lunghissimo tempo la detenzione in carcere. E poi abbiamo uno degli emblemi dell'Innocence Project, Peter Pringle. Pringle che si è fatto sin da subito portatore lui stesso del messaggio degli innocenti ingiustamente condannati, a lui studiato, a lui dal carcere iniziato una rivisitazione tecnica del proprio caso giudiziario che lo ha portato, per fortuna sua e per fortuna di noi tutti, a una revisione del processo. Non spendo altre parole, grazie ancora per essere qui, la parola a Valentino Maimone, grazie. Allora, buongiorno a tutti. Prima, so che dovrò essere brevissimo, però in questo caso non posso non fare i ringraziamenti di rito, che sono ringraziamenti sinceri, credetemi. Anzitutto ovviamente la Camera Penale di Modena, in particolare ovviamente al suo presidente e anche ovviamente al professor Luparia Donati, perché essere qui oggi per noi, parla plurale, perché qui rappresento con il mio collega Benedetto Lattanzi errorigiudiziari.com, è veramente, oltre che un'opportunità, è veramente un motivo di orgoglio. Lasciatemi cominciare soltanto con un brevissimo aneddoto. Quando gli organizzatori mi hanno proposto di moderare oggi questa sessione della prima giornata di lavori, ho pensato che io mi occupo ormai con Benedetto Lattanzi da più di 25 anni
di errori giudiziari. Ho incontrato decine di persone, ho raccolto decine di storie, però ho pensato, non avrei mai pensato di ritrovarmi accanto a 36 anni di carcere ingiusto. Questi due signori che oggi ho accanto a me rappresentano 36 anni di ingiusta detenzione in carne e ossa, senza contare che poi uno dei due ne ha trascorsi 15 con una condanna a morte sulla testa, pendente sulla testa. Non potevo dire di no perché Angelo Massaro, che ho qui alla mia destra, ne ha passati 21 anni, è uno dei più gravi errori giudiziari che siano mai capitati nella storia repubblicana recente in Italia. E Peter Pringle, che molti di voi già conosceranno, ha trascorso 15 anni in carcere, era stato condannato a morte, non in un paese, cioè immaginatevi che cosa volesse dire. In Europa fino al 1980 c'era ancora un paese che prevedeva la condanna a morte per reati determinati, 1980, non 100 anni fa. Ora, per motivi di ospitalità, Angelo mi consentirà, direi di cominciare con Peter. E la prima domanda è anche quella che si farebbero tutti, chi ovviamente non conosce la tua storia si chiederebbe: perché ti arrestarono? Perché arrivarono proprio a te? Di cosa ti accusavano? It is now. Why did they arrest me? Well, you see, there was a bank robbery after which the getaway car collided with a police car and two police officers were killed in an exchange of gunfire. The police claimed that three men had done the robbery. They arrested two men and the third escaped and passed through the town where I was and still eluded the police. Now, I had a background as a political activist from the time I was 16, so as far as the police were concerned, I was a subversive. And so they picked me up and concocted false evidence against me and had me convicted in the Special Criminal Court in Dublin. Ma perché, qual era l'elemento su cui l'accusa si basava per portarla in prigione, per incarcerarla in giustizia? The reason for my imprisonment, in the first instance, I believed that the reason for my arrest was because of my political background. But then I was taken before the Special Criminal Court, which is a non-jury court, which was established for the trial of political offences, where I was tried and convicted and sentenced to death. And interestingly enough, during my trial, a police officer who had actually attempted to detain and capture and detain the man they were chasing, whom they claimed was me, when he asked in evidence in the court if he could recognize the man again, he said, yes, he's in the court. And he pointed to a man standing in the back of the public gallery and said, that's him standing up there, whereas I'm sitting in the dock. They didn't stop that man or arrest him. They allowed him to leave the court and I was convicted. Una volta mi ha raccontato che mentre era in prigione gli agenti di polizia penitenziaria si mettevano all'ingresso, esattamente davanti alla porta della cella, e cominciavano a parlottare tra loro con il chiaro scopo di farsi sentire da lei. Ma cosa dicevano? Vuole raccontarci cosa dicevano di lei? Yeah, well, actually, it was not policemen, it was jailers, the prison jailers. And once I was sentenced to death, they had at least two jailers with me 24-7. They were there to see that I didn't commit suicide, because once the state decided they're going to execute you, they don't want you to do it yourself. So that was what was happening. Now, on one instance,
Just before Christmas of 1980, I overheard three jailers in my presence discussing what role they might have to play in my execution, which at the time would have been by hanging. They had been told by their superiors that two jailers would have to assist in my being hung, and the role they would have to play would be that when the two jailers would be underneath the gallows, and when my body came down through the trapdoor, each one of them would have to pull on one of my legs to make sure my neck was broken. They discussed this in my presence, quite close to me, nearly as close as I am to Angela there, and as if I didn't exist, as if I wasn't a human being at all. And it illustrates the way the death penalty affects almost everybody, because jailers are instructed not to speak to the condemned person. They are instructed not to get to like the person or respect the person. So they treat the condemned person as if he's not a person at all, as if he doesn't exist as a person. And that's why they can talk like that in my presence, because from their perspective, I didn't exist really. Because you see, that's for their own protection, because if you get to like somebody or respect them, it would be very difficult to participate in cold-bloodedly taking their lives. And so they have to keep this distance. Now, that made me very angry, even more angry than I already was, because this way they behaved. But on the other hand, it helped me in a curious kind of way, because I now realized that I was likely to be hanged. It was likely that I would be hanged. And I realized that while they could imprison me physically, they couldn't imprison my mind or my heart or my spirit. And it would be within those realms of myself that I would exist while I was in that situation. And in a sense, that helped me. And another thing was that, curiously, to my surprise, I found that I wasn't afraid to die, but that I was afraid that I might not die with dignity. I was afraid that they might take away my human dignity, and I determined that I would not allow that. Qualche settimana prima dell'esecuzione, il presidente della Repubblica irlandese commutò la sua pena capitale in ergastolo ostativo, ergastolo con fine pena mai. E come prese quella decisione, soprattutto in considerazione del fatto che lei era innocente? Ok, sorry. Allora, visto che ci pare di capire che molti di voi comunque avrebbero bisogno di una traduzione, io cercherò anche magari di fare un riassunto ulteriore delle cose che dice Peter. Abbiate pietà della mia conoscenza del mio inglese. Prego. Ok. My death sentence was put back because my lawyers made an application for leave to appeal. But that application was refused by the Court of Criminal Appeal, and a new date for my execution was set for the 8th of June of 1981. And 11 days before that, the President of Ireland, on the advice of the government, commuted the sentence to 40 years in prison without any possibility of early release. Okay. In sostanza, i suoi avvocati avevano cercato di fare appello, ma questo appello era stato respinto. Era stata fissata la data nel giugno del 1981 e 11 giorni prima, soltanto 11 giorni prima, fu commutata questa pena dalla sentenza capitale in carcere 40 anni? 40 anni di carcere. And that was done because it was during the time of the hunger strikes in the Mays prison in the north. And the British government were not executing anybody involved directly in the struggle.
And if an Irish government was going to execute someone, that would be political suicide. Era il periodo in cui in Gran Bretagna c'era una forte tensione sociale e per i disordini che c'erano in Irlanda, c'era una differenza di normativa tra la Gran Bretagna e l'Irlanda, in Gran Bretagna non si applicava la pena di morte, in Irlanda sì, e sarebbe stata un po' una contraddizione se, fosse poi, se non si fossero uniformate le due normative. So it wasn't for love of Peter that they changed the sentence, it was for political expediency. Ah certo, no, non è stato Peter il motivo per cui si è commutato, non è stata la sua vicenda una particolare considerazione della sua vicenda per cui non si commutò la sua sentenza capitale, ma sostanzialmente per ragioni politiche molto più grandi. Però come una volta che fu commutata questa sentenza capitale, lei come la prese? Oh, yeah. Well, I was informed by the prison governor that this sentence had been changed, and I was moved from the death cell out into the general prison population. You want to do that? La prima conseguenza fu anzitutto che fu spostato dall'equivalente del braccio della morte, dalle celle dove vengono detenuti coloro che sono condannati a morte, nel carcere normale, nel carcere ordinario con tutti gli altri detenuti. You understand that in the death cell nobody could speak to me and I wasn't allowed to speak to anybody else. And in fact my wife Sunny, when she was in prison and on the sentence of death, she spent 5 years in solitary confinement, not allowed to speak to anybody and nobody allowed to speak to her. Una delle prime conseguenze positive, almeno quello, fu che prima nessuno poteva rivolgergli la parola e di conseguenza viveva una vita di totale isolamento, e poi è passato almeno all'idea di poter frequentare o di poter scambiare qualche parola con altri detenuti. So when I was put out into the general prison population, for a couple of days I was elated. It was great. I was able to speak to people. I was able to go and walk out in the yard with guys and talk, which I hadn't been allowed to do for over 6 months. So for a few days it was great. And then I realized that I had choices to make, because I could either kill myself, which didn't seem unreasonable to me at the time, or I could stay in prison for 40 years, which seemed to me an impossibility at the time, or I could try and prove my innocence. And that's what I decided I would try and do. A quel punto cercò di ragionare nella maniera più razionale possibile. Aveva davanti a sé tre alternative. La prima, uccidersi, suicidarsi, ma non era quello che pensava, non era la soluzione che voleva prendere in considerazione. La seconda, continuare e passare 40 anni in carcere essendo innocente, ma non ne aveva alcuna intenzione proprio perché sapeva di essere innocente. La terza, prendere in mano il suo caso, studiarlo, ragionarlo e trovare le armi per uscirne, per dichiarare la sua innocenza. And so I began to study law in a prison where there was no law library and where they would not allow hardcover books in, and most law books are hardcovers. So I had to devise a method for getting material into the prison so that I could study. Ha cominciato a studiare legge, cercare di capire, di apprendere gli strumenti per conoscere meglio e interpretare le carte. Ora su questo voglio anticipare che questi due signori che vedete accanto a me hanno questo tratto in comune, oltre a tanti altri, perché anche Angelo poi vi racconterà che lui stesso ha voluto conoscere da vicino le carte del suo processo e questo l'ha aiutato tantissimo. But my anger was such that I couldn't study, and I got a friend to leave me in a small book on yoga, which had illustrations, and I began to teach myself yoga in the cell on my own.
Lo ha aiutato moltissimo anche il fatto di studiare su un piccolo libricino di yoga. E questo sinceramente è una cosa che mi sorprende molto, perché è un ennesimo punto di contatto con Angelo. Stamattina stavamo a colazione parlando del fatto che lui lo ha aiutato moltissimo lo yoga, e che continua a praticare anche con la meditazione. Quindi vedete quanti punti di collegamento ci sono. And meditation. He too. And it's amazing to me really, because Angelo did the same thing. And my wife Sunny, she did the same thing in America. Yoga and meditation, those are the disciplines that got me through. Sta facendo riferimento a molti particolari che riguardano quella deliziosa signora che siede laggiù e che si chiama Sunny Jacobs, e che tra poco coinvolgeremo in una domanda. Qual è stato qual è il suo primo ricordo oggi del giorno della sua liberazione? Oh wow. What do I remember about the day when I was released? Well, I was released from the Special Criminal Court when they gave me bail. And when I stepped out onto the court steps, the media were all there like a bunch of locusts all around me with microphones and yes, Amanda, you're right. That's the way they appeared. And it was surreal. Because, and I had no sense that I was free. I was there. Everything had happened so fast. And then I had a solicitor, a lawyer, and he took me to the television station where we did an interview for the news that evening. And then we went from there to a pub where my friends and supporters had taken over a whole floor of the pub, and there was a big party going on to celebrate my release. And everybody was drinking except me, and it went on till late. And then that night I went and stayed with two friends in Dublin, and the following morning when I woke up, I got dressed, I went downstairs. They were still in bed, of course, because they'd been drinking pretty heavy, and I went out to the back garden, which was beautiful. That was in the summer of 1995. And it was a most wonderful summer. And there were no walls around me, no barbed wire, and I walked down the garden to the flowers. And at the bottom of the garden, there was this big apple tree. La prima parola che ho usato è stata sollievo. Prima è stato travolto da tutte le cose che succedono in questi casi, cioè la stampa, i giornalisti, le telecamere, le fotografie, la necessità di fare interviste. Poi però l'aspetto più bello è stato recuperare la sua vita normale, già dal fatto che gli amici al pub gli hanno organizzato una festa a sorpresa. È stato fino a tardi con i suoi amici, poi è potuto tornare a casa a dormire nel suo letto. Il giorno dopo si è svegliato con gli orari del carcere, quindi molto prima degli altri, però è potuto tornare a vedere il resto della famiglia che stava dormendo tranquillamente. Quindi ha visto: sono in una casa senza sbarre alle finestre, senza necessità di fare l'ora d'aria. Si è riappropriato dopo 15 anni di quella che dovrebbe essere la normalità per qualunque cittadino. And you know, this big apple tree was old and gnarled and very beautiful. And I stood by it and I had put my hand on the trunk of the tree, and I was thinking to myself that during all the time that I had been in prison, for all the injustice that had been done in the country, for all the business and greed and avarice that was going on and everybody rushing to make money, this tree was there in this garden growing away, doing its own thing in nature, producing its apples every year, losing its leaves and coming on the winter, hibernating for the winter and then coming back again in the spring, minding its own business. And you know, I put my arms around the tree and I wept. Because that was when I first felt that I was actually free.
And I'll never forget that tree. Allora, è dura, devo dire che è dura raccontare una cosa di questo tipo. Allora, ha parlato di un albero nel giardino di casa sua, lo ha guardato, ha pensato a tutto quello che c'era stato negli ultimi 15 anni, quanto la gente si affannasse negli affari, nella vita, nelle preoccupazioni, tutto quello che succede nel mondo, e quell'albero col passare delle stagioni era sempre lì, seguiva il suo ciclo biologico, aveva resistito a tutto. E lui si è rivisto molto nell'idea di questo albero, al punto che ha sentito una tale, un tale collegamento, un tale senso di somiglianza, di vicinanza, che ha sentito la necessità di abbracciarlo, di andare lì a riabbracciarlo, e ne ha ricevuto un'energia enorme. E questo oggi, ancora oggi, gli dà una carica fortissima. Avete visto che reazione ha quando parla di quel gesto? È una cosa enorme. E una cosa, un'ultima domanda prima, naturalmente, che magari ne venga qualcuna fuori dal pubblico, ma com'è cambiata la sua vita da allora in poi? Mi riferisco in particolare a una cosa. Quella splendida signora di cui parlavamo, Sunny Jacobs, lei l'ha conosciuta in una circostanza particolare. E quella signora ha passato un lunghissimo periodo nel braccio della morte in un carcere degli Stati Uniti. Oggi, da pochissimi anni, quella signora è sua moglie, ma vorrei che raccontasse come l'ha conosciuta e soprattutto quel particolare che le ha nascosto la prima volta che la incontrò. Yeah. Do you have a lot of time? Well, first of all, every person who spends a long period in prison and come back into society has difficulty. E ogni persona che rientra dopo un periodo di questo genere si prova a reinserirsi nella società a un periodo di difficoltà oggettiva. In communication, in the new things that have happened while they were away. I mean, now they had mobile phones. And the most amazing thing that I found was the ATM machine. I saw people put a piece of plastic into the wall and money came out. Tutte le novità tecnologiche, non solo il cellulare, ma l'idea del bancomat, della carta di credito, delle macchinette che dispensano cose da mangiare. It was like magic until it was explained to me that you have to put money in first before you get your own money back. Three years after I was released, I got a phone call one day from an American lady who told me her name was Sunny Jacobs, and that she was going to be speaking at a meeting in the town where I was three days later. E tre anni dopo la sua liberazione riceve a casa una telefonata di una signora di nome Sunny Jacobs, che sarebbe venuta a parlare per raccontare la sua esperienza in Irlanda, in una località vicina a quella dove abitava Peter. I asked her what she was going to speak about and she said the death penalty. So I said, yes, I'm interested in that. Le chiese, sì, ma di cosa viene a parlare qui in Irlanda? Di pena di morte. E dice, sì, sono molto interessato, voglio intervenire, verrò senz'altro a seguirla. So I went along to hear her speak and I brought two friends. And when we went into the venue, which was a room over a pub in Galway, there was nobody in the room and the lights were quite dim. And after a few minutes, the door opened at the far side of the room and this little lady walked in and I went over to her and I said, you must be Sunny Jacobs. And she looked up at me with her beautiful smile and she says, and you must be Peter Pringle. È l'incontro, vede questa signora improvvisamente uscire, fare qualche passo, lui le va incontro, le dice, no, mi sa che sei tu Sunny Jacobs. Lei dice sì, credo che tu sia Peter Pringle. Quindi il loro primo incontro è stato di questo tipo. So I listened to her talk and I was shocked by what I heard and I was deeply emotionally upset. I knew I had to speak to this woman and afterwards
when I spoke to her, she told me that she had only 1 hour to spare because she had to leave. È stato un discorso, un intervento veramente potente dal punto di vista dell'empatia, insomma, mi ha colpito molto, mi ha toccato tantissimo, e c'è stato un momento in cui sostanzialmente si stavano per separare, cioè lei doveva andare via. In any event, to call a long story short, she agreed to stay and we became friends and more than friends and we're now married and we established this. Ma c'è un particolare. La prima volta lei nascose un aspetto in particolare, non disse a Sunny quello che lei aveva passato. Come andò quella volta? Quando le raccontò? Oh, yeah, okay. So she decided to stay over and she stayed in the house where I lived and the following morning we went to a restaurant for breakfast owned by a friend of mine, and he loaned me his Mercedes car to drive her down through the country and show her the sights. And as we were driving down, as we were crossing the River Shannon on the car ferry, eating our packed lunch, she turned to me and said, well, what's your interest in all this? In un tragitto in macchina, perché poi nel giorno successivo, nei 2 giorni successivi, visto che lei alloggiava nello stesso luogo dove viveva Peter, fecero un tragitto in macchina per andare nella successiva tappa dove Sunny Jacobs avrebbe parlato della sua esperienza, e lei molto candidamente le chiese, ma perché tu sei così interessato a questo tema? And I told her that I had also been wrongly convicted and sentenced to death. And she asked me how I had managed to get through so well, and I said yoga and meditation. Lui le disse, finalmente le spiegò quello che le era capitato, e alla domanda di Sunny, sì, ma come hai fatto a uscirne fuori, a venirne fuori da questo? E lui le ha parlato di meditazione, perché era un appassionato, aveva maturato questa passione per la meditazione. On two different continents, unknown to each other, we had each used the same disciplines, yoga, meditation and prayer to get us through. In due continenti così lontani tra loro, due persone apparentemente così diverse, con storie così diverse tra loro, avevano trovato il modo per uscire da una vicenda sostanzialmente identica con le stesse armi, cioè con lo yoga e con la meditazione. And an interesting thing is that one of the first things I did after I was released was go down to the ocean and strip off my clothes and jump into the sea and wallow in the sea. Sto sorridendo perché Peter mi ha appena detto una cosa che ha fatto anche Angelo pochissime ore dopo essere stato liberato. Angelo ci ha raccontato di essere andato a fare un bagno. Lui è andato al mare e, nonostante fosse dicembre sostanzialmente, ha corso come un matto e si è buttato in mare. Ha voluto fare una nuotata, un senso di liberazione. È esattamente quello che mi ha detto adesso Peter, che ha voluto fare un bagno, si è tolto tutti gli abiti e è andato al mare a farsi un bagno. Somehow the ocean is very cleansing and it washed away the dross of the imprisonment. And interestingly enough, Sunny, one of the first things she did in America was to go down to the ocean. No. Yes. Dicendo che questa potenza catartica, liberatrice, di pulizia, anche spirituale, che può dare un bagno in mare, è quello che ha provato lui, ma che la accomuna anche a Sunny, che ha fatto esattamente la stessa cosa quando fu liberata. So, allora, io proporrei, siamo con i tempi stretti, però se avete qualche domanda, forse è il caso di... Dimmi. Vorrei spiegare il perché, appunto, era stato incriminato e considerato colpevole, era finito in prigione Peter Pringle, brevemente, era stato accusato, era finito nel braccio della morte per aver accusato di aver commesso un crimine mai commesso, quale l'aver ucciso un poliziotto. Fortunatamente, perché purtroppo fino agli anni 80 in Irlanda vi era ancora la pena di morte,
lui, studiando legge, ha studiato appunto il proprio caso e è riuscito a ottenere la commuta, quindi la commutazione della sua pena, e ad essere rilasciato quindi libero nel 1995. And if I may say something, and for me it's the most important thing. Sonny and I established a charity which is called the Sonny Center Foundation. And we devote ourselves to helping other exonerees, people who've been wrongly convicted, after they come out of prison when they get no help from the authorities. Allora, ci tiene a spiegare e raccontare l'attività che lui con Sonny Jacobs conduce ormai da diversi anni. Hanno messo su una fondazione non profit, insomma, di pura beneficenza, per aiutare tutti coloro che sono stati vittime di errori giudiziari, sono stati in carcere innocenti, non hanno i mezzi per riuscire a reintrodursi, a reinserirsi nella società. And that's the work we do today, and the work is spreading. And we discovered in doing this work that actually the problem is global. The problem of wrongful convictions is in every single country, because the systems are run by human beings, and being human, we can make errors and we can lose our ethics. Our ethics can become corrupted, especially if we give our rights over to officials to exercise them for us. E lavorando su questo, cioè con questa sua fondazione, e girando come testimonial di questa attività a favore delle vittime degli errori giudiziari, si è reso conto che il problema non è affatto soltanto americano o soltanto irlandese, ma è un problema globale che riguarda tutti i sistemi giuridici, ma è perfettamente consapevole del fatto che magistrati, inquirenti, investigatori sono esseri umani e come tali possono sbagliare. Lo sforzo deve essere proprio quello di cercare rimedi per circoscrivere o ridurre il problema. And there are three basic elements that are missing in most societies, and those are transparency, equality and accountability. Dice, si sta rendendo conto che sono tre gli elementi che secondo lui mancano nei sistemi giuridici giudiziari nel mondo. Uno è la trasparenza, il secondo, aiutatemi, l'uguaglianza e l'affidabilità. And that's why officials can get away with what they do. It's only recently now it's beginning to start in America that prosecutors and police officers are beginning to be taken to account for the wrong they do to people. Negli Stati Uniti gli agenti di polizia, gli investigatori e i magistrati stanno gradualmente cominciando a divenire responsabili per eventuali errori di cui si rendano appunto autori. So that's the work we do, and we have established, mostly through my wife Sonny, an exoneree community in Florida in the United States, where we have managed to purchase a property with four little houses on it, and we have exonerees can go there and live there reasonably, at reasonable cost, for as long as they wish to stay there. They have security of tenure. La loro attività in Florida, di questo centro, l'attività di questo centro in Florida consiste nel creare una comunità con questi exonerees, con queste vittime di errori giudiziari, per farli gradualmente, con attività quotidiane, recuperare il reinserimento alla vita normale di tutti i giorni. So now we're looking to expand that situation and try to establish communities in other states in America. And so we're going to make approaches to the municipal authorities, city authorities, and see if they would actually donate or allow us to use one of their many empty buildings as a place where we could set up apartments for exonerees.
stanno cercando di ampliare la loro attività anche proprio fisicamente, e stanno chiedendo proprio in questo periodo alle istituzioni di ottenere l'utilizzo di un grande edificio che è vicino proprio alle loro parti, che vorrebbero utilizzare proprio per espandersi, ampliare e continuare la loro attività. We're now getting inquiries from all over the world for Sunny Centers, and we have an exoneree from Pakistan who tried to come to us, but the Irish authorities would not give them a visa. So now they're inviting us to go to Pakistan to help them open the Sunny Center in Pakistan. Allora, hanno anche una vittima d'errore giudiziario che viene dal Pakistan, ma che è stato liberato da Innocence Pro, sempre dall'Innocence Network, ma non ha ancora il visto per poter andare fisicamente nella Sunny Center, nella fondazione. E il loro sogno è di riuscire ad aprire una sede del Sunny Center anche in Pakistan. Let's hope so. Speriamo. Finger crossed. That's the last question. C'è qualche domanda o possiamo concludere qui la prima sessione con Peter? Applauso, mi sembra giusto. Tu ce l'hai? Con Angelo, lui prima di qualunque altra cosa mi ha bisbigliato all'orecchio una precisazione che vuole fare rispetto a quello che diceva Peter, al bagno che fece Peter. Buongiorno a tutti. Ho notato con meraviglia molti punti in comune con Peter, tra cui quello del bagno. Solo che lui è andata peggio. L'acqua dell'Irlanda è più ghiacciata, è più fredda della nostra. Allora, Angelo Massaro, come vi è stato rapidamente anticipato giustamente all'inizio di questa nostra sessione, oltre a essere uno degli errori giudiziari più gravi italiani, ha una caratteristica di essere stato vittima di un errore giudiziario che, a raccontarlo così, sembra veramente folle. Ora proveremo un attimo ad approfondirlo. Cioè, lui è stato tutto questo tempo in carcere per colpa di una consonante. Una consonante mal capita, male interpretata, un'intercettazione telefonica che risale a una telefonata che ebbe una mattina con sua moglie. Ora vorrei che Angelo ci raccontassi come andò quella telefonata, che ore erano, che giorno era. Partiamo da un presupposto: Angelo in quel periodo si stava investigando su un omicidio, l'omicidio di una persona il cui cadavere in quel momento non era stato trovato. E Angelo fa una telefonata alla moglie una certa mattina. Continua tu, raccontaci come andò esattamente. In pratica fu confusa la S con la T. Il 10 ottobre del 95 scompare il mio carissimo amico. Immediatamente gli investigatori misero sotto controllo varie utenze telefoniche. Dopo 7 giorni, il 17 ottobre, alle 8:30 del mattino, intorno alle 8:30, come facevo ogni mattina, chiamavo mia moglie per dirgli di preparare il bambino per la scuola, per l'asilo, perché da lì a poco sei andato a prenderlo. Perché mi trovavo sulla strada e portavo un mezzo meccanico dietro l'auto, da un paese a un altro, per andare a lavorare. Dopo 15 minuti ci fu un'altra telefonata, che mia moglie chiamò me e disse se quanto tempo tardavo. Gli disse: non preoccuparti, sono quasi arrivato. Chiaramente questo colloquio, questa telefonata venne fatta in dialetto. Il mezzo, qual è la frase esatta in italiano che dicesti tu a tua moglie? Lei cosa ti aveva chiesto? Allora, disse quanto tempo tardavo, io disse sto un attimo sulla strada, se porto sto coso qua, cioè, questa cosa ingombrante, sì. Allora, morto in dialetto si dice muerto, una cosa ingombrante in dialetto da parte nostra si dice sto muerzo. Quindi, aspetta, okay. Spieghiamo bene, sì. Muerzo. Invece di muerto, quindi la S è stata interpretata come una T da chi in quel momento era al telefono e stava intercettando. Sì, in tempo reale.
in diretta, e quindi gli investigatori ritennero che io stessi trasportando un cadavere alle 8:30 del mattino su un carrello agganciato a un'auto da un paese ad un altro, e lo avrei detto anche mia moglie al telefono. Noi abbiamo avuto modo di ascoltare il nastro originale della di questa conversazione. Mi piacerebbe moltissimo che voi sentiste il tono con cui Angelo si rivolgeva alla moglie, un tono di una serenità, di una normalità, anzi quasi di un po' di deferenza, di sudditanza nei confronti della moglie che lo stava rimproverando, sbrigati, e lui, guarda, arrivo, lasciami solo liberare un attimo, c'è questo coso ingombrante che mi rallenta un po', appena fatto arrivo. Diverso sarebbe stato se fosse stato un cadavere, immaginiamo. Ma venne, visto che stavano ascoltando in tempo reale, venne qualcuno a fare un sopralluogo immediatamente? Sì, dopo un quarto d'ora, mezz'ora, fu fatta una verifica sul posto di lavoro da parte degli investigatori, dove entrarono nel parcheggio, nel cantiere. Videro l'auto, videro il carrello e videro il mezzo meccanico, andarono via. Solo che di questo accertamento non fu mai fatto un verbale, non c'è traccia. Non lo sappiamo grazie ai testimoni che erano sul cantiere. A quel punto vieni comunque arrestato, finisci in carcere e comincia la tua esperienza carceraria, che finirà nel febbraio del 2017. Ci vuoi dire, in tutto questo tempo, cosa hai perso, ad esempio, a cominciare dai rapporti con la tua famiglia? Io vengo tratto in arresto il 15 maggio 96. Ho sempre proclamato la mia innocenza, ho sempre gridato a tutta la mia innocenza. Primo, secondo e terzo grado condanna definitiva. Venne prelevato da casa e ho lasciato due bambini che avevo, o meglio, all'epoca mio figlio, il più piccolo, aveva 45 giorni di vita, il più grande 2 anni e mezzo. Cosa ho perso? Ho perso tutto. Ho perso il diritto di essere padre, ho perso la gioia di accompagnare come qualunque padre un bambino a scuola, di andare a prendere il battesimo, compleanno, una festa, non ho una foto, non ho nulla. Però, quando mi fai vedere le foto dei tuoi due figli oggi, quando con Benedetto ti chiediamo, anzi quasi ti obblighiamo a farci vedere, mostrarci le foto dei tuoi figli che crescono, ci rendiamo conto che non li hai avuti per tutto quel tempo, però adesso sono due gioielli di cui sei orgoglioso. Sì, per fortuna, grazie alla mia famiglia, a mia moglie che li ha saputi crescere, e soprattutto li ha saputi crescere senza che odiassero le istituzioni, ma anzi rispettassero. Qual è la forza, quanta forza ti ha dato la tua famiglia? Perché ne discutevamo proprio ieri, spesso non è così sicuro che la famiglia resti a fianco a una persona che ha una vicenda tragica come la tua, ma invece tua moglie e i tuoi figli sono rimasti sempre attaccatissimi a te. Quanto sono stati importanti? Allora, sono stati importantissimi, sono stata la mia forza. Se non avessi avuto loro, non lo so. Mi hanno dato la forza comunque di continuare a lottare per dimostrare che ero innocente, perché volevo tornare a casa, volevo tornare ai miei affetti, perché guardate, la differenza fra un colpevole e un innocente in carcere è che il colpevole sa cosa ha fatto e potrebbe anche accettarla una cosa del genere, comunque la prende a cuore leggero. L'innocente si trova catapultato in carcere in un posto e una condizione che non è sua, che non ha mai cercato. L'innocente si tormenta ogni giorno, si alza la mattina col pensiero che è innocente e si collega la sera col pensiero che deve dimostrare la sua innocenza. Almeno per me era stato così. Io avevo un solo pensiero in testa, un solo chiodo fisso: dimostrare che ero innocente. Ho scritto a chiunque, gli ultimi 4-5 presidenti della Repubblica, parlamentari, associazioni. Il mio rammarico è che nessuno mi ha creduto, e quei pochi che mi hanno creduto dicevano che non potevano fare niente. Dopo la condanna definitiva, passata in giudicato, mi sono messo a studiare giurisprudenza. Aspetta,
aspetta, okay. Perché prima di arrivare a quello, è un elemento che ti collega direttamente a Peter, volevo che tu ci raccontassi un po' un altro dei problemi più, forse più meno conosciuti, meno considerati dai normali cittadini, che si verificano in chi ha avuto una tragedia come la tua, e cioè che tipo di ripercussioni ha finire in carcere anche solo per una settimana, non necessariamente per 21 anni, sulla salute. Io nel mio caso mi sono ammalato di una malattia neurologica, forse dovuto allo stress, non so, alla detenzione, accertata da 11 psichiatri dell'amministrazione penitenziaria e neurologi in 7 istituti diversi. Ancora oggi sono sotto cura di neurolettici e di psichiatri. Cosa succede? Non posso spiegarlo perché è difficile da spiegare e non riuscireste a capirlo a meno che non fate almeno un giorno di carcere. Quando verrete capo, perché quello che è successo a me, guardate, può succedere a chiunque voi, di voi, essere catapultati dagli affetti familiari, dalla vostra casa, dai vostri figli, con la vostra famiglia, in una cella di 3 metri per 2, e vivere questo non è solo una privazione della libertà personale, ti viene negato tutto, ti viene negata la vita, non sei più nulla, non sei più nulla. Non so spiegare quello che si prova. Rabbia sicuramente. Oggi hai ancora delle conseguenze dal punto di vista psicofisico, cioè hai ancora stati d'ansia, hai momenti in cui ti ricompaiono quelle esperienze, anche parti di quelle esperienze che hai vissuto? Sì. Mi sembra strano, ma io vivo col terrore di essere arrestato. Io all'inizio, appena uscito dal carcere, intanto ero un disadattato sociale. La cella per me era diventato la normalità, era un guscio protettivo. Quando sono stato scarcerato sono stato male. Nella cella non avevo la visione, l'orizzonte. Non vedevo le stelle, non guardavo l'orizzonte, non riuscivo... Cioè, si può guardare l'orizzonte. Una volta uscito fuori dal carcere, già solo guardare a una visione più ampia, avevo stati d'ansia, attacchi di panico. Sono stato una settimana chiuso in casa, non riuscivo proprio, non sapevo fare nulla. Faccio sempre l'esempio che 20 anni fa, quando venne arrestato, c'era il Motorola, il telefono vecchio, il mattone in pratica. Appena uscito, dopo un po' andai al Media World, un grande magazzino di elettronica. Entrai dentro e dico, ma dove sono? È futuro. Era tutto cambiato, era cambiato le abitudini, era cambiato il modo di vivere, le macchine, tutto. Tornato libero, hai fatto di tutto per riprovare a reinserirti nella società. Tu sei sempre stata una persona, un gran lavoratore, con un concetto, no, di volevi in qualche maniera tornare a essere utile alla società, a fare qualcosa, però non è stato così facile. Allora, intanto non tanto per essere utile alla società, cioè non fraintendetemi, quanto per dimostrare a mia figlia, alla mia famiglia, che comunque ero in grado di fare qualcosa. Appena uscito ho cercato subito il lavoro, cosa che mi è stata impossibile sia per motivi burocratici, soprattutto per la diffidenza, pregiudizi delle persone, della gente, perché ero stato detenuto in carcere, anche seppur poi assolto per non aver commesso il fatto, quindi innocente. Ho avuto difficoltà a reperire un lavoro, anche perché poi dopo 21 anni di... chiuso in una cella, avevo perso manualità, non sapevo fare nulla, ecco, non sapevo fare assolutamente nulla. Quindi è stato molto complicato riuscire a trovare un lavoro. Però hai provato a fare, proprio perché non avevi nessun tipo di sostegno, non avevi trovato nessun tipo di sostegno, chiamiamolo così, istituzionale, hai provato a fare da solo, nel senso magari a mettere su un'attività commerciale
per conto proprio, ma che tipo di difficoltà pratica ha incontrato? È stato semplice oppure no? No, non è stato affatto semplice. Oltre a non saper fare niente, ho aperto un'attività commerciale, però per motivi anche qui burocratici ho dovuto chiuderla dopo un po' di tempo. E me ne sono inventato un'altra. Ora faccio un altro lavoro. Allora, Angelo, alcune cose preferisce sorvolare perché l'hanno rappresentato, specialmente nel primissimo anno, hanno rappresentato un motivo di sconforto, di rabbia. Lui ha provato ad aprire un'attività commerciale ma non ci è riuscito perché ha dovuto assolvere a 1 milione di atti, formalità burocratiche, alcune anche, diciamo così, un po' forse sarebbero state inutili, diciamo così, di fatto però gli hanno reso impossibile l'idea di poter lavorare e di poter produrre reddito, e in questo momento però lui ha per l'ennesima volta cercato di reinventarsi e di fare un altro lavoro con cui adesso si trova bene, ma appoggiandosi all'attività di un cugino. È sempre tutto molto complicato, no? Sì, purtroppo non è semplice. Allora, io durante detenzione, vi spiego subito l'anomalia, durante detenzione ho fatto varie reclami per essere avvicinato alla famiglia, reclami che poi alcuni ho perso e alcuni ho vinto. Su quelle perse devo pagare delle spese di giustizia. In un paese normale queste spese di giustizia sarebbero direttamente annullate, io invece ho dovuto fare l'istanza per annullare, devo fare fissare un consiglio, quindi poi annullarle, intanto passa del tempo, ecco. Per questo motivo trovo anche difficoltà in tutto quello che devo fare. Ma in tutta questa vicenda, torniamo al rapporto con i tuoi figli, sì, come hai spiegato ai tuoi figli quello che ti è successo e come li stai crescendo nel rapporto con la giustizia? Sì, volevo prima dire una cosa, però io quando sono andato a casa, seppur il rapporto padre-figlio, io ho trovato una famiglia, ripeto, non è strano a casa mia, ho dovuto... ed è stato difficile ed è difficile ricostruire i rapporti con i miei figli, che comunque con mia moglie, ed è molto difficile perché alcune cose ne vedono come se fosse stata una mia colpa, la loro rabbia nell'essere state private del padre. E poi dopo 20 anni appena uscito ho cercato di strafare, perché volevo fare di tutto, volevo recuperare 21 anni, volevo in modo frenetico, volevo fare qualsiasi cosa, e questo ha portato anche vari litigi. Però la famiglia ha retto, sei ancora dalla parte tua e ti sostiene. I tuoi figli, che cosa hai raccontato a loro, come gliel'hai spiegato e soprattutto come li hai cresciuti, li hai educati, come sei riuscito, nonostante tutto quello che ti è successo, ad educarli al rispetto della giustizia, della legalità, del rapporto con le istituzioni? Allora, premetto che tutto il merito di mia moglie e di tutta la famiglia, perché comunque gli è stato vicino e gli ha sempre detto quello che era successo. Io quando sono uscito con i miei figli non l'ho spiegato niente, appena uscito, perché non ce la facevo. Dopo un po' gli ho spiegato che comunque gli ho spiegato tutto quello che era successo e gli ho detto semplicemente che la giustizia non è quella che mi ha condannato ingiustamente. Gli ho raccontato l'episodio al momento dell'assoluzione a Catanzaro, quando il procuratore generale della Repubblica di Catanzaro lui stesso ha chiesto l'assoluzione per non aver commesso il fatto. Al momento della sentenza di assoluzione, non vi nascondo che quella rabbia, quella forza che mi aveva mantenuto in vita per 21 anni è venuta a mancare, ho pianto in aula. Sono andato personalmente da lui in aula a stringere la mano dal procuratore generale, gli ho detto grazie, mi ha detto: Massaro, non ho fatto niente, ho reso giustizia a un'ingiustizia che l'avevano reso. Questa frase ha fatto tornare a me fiducia nella giustizia, e questo cercavo di trasmettere ai miei figli. E questo mi dà fiducia per il futuro, perché comunque so che ci sono persone che ancora la giustizia sanno amministrarla. Dobbiamo confidare in queste persone che la giustizia, se la giustizia funziona ancora, dobbiamo averne fiducia. L'ultima domanda.
che è un po' quella che si fanno tutte le persone, almeno che, con cui capita che noi parliamo quando raccontiamo la tua storia, ma qualcuno ti ha mai chiesto scusa? No, nessuno mi ha mai chiesto scusa. Voglio dire una cosa però, io ho fatto 21 anni in carcere con tutte le privazioni familiari, pensate che io gli ultimi 9 anni non ho visto mai i miei figli, l'unico contatto con loro era una volta a settimana, 180 secondi a settimana con mio figlio, altrettanto con l'altro mio figlio e altrettanto con mia moglie, quindi contatto familiare zero in pratica. Allora, invece delle scuse, no, intanto non esiste, o meglio, non esiste risarcimento che possa pagarmi dei 21 anni, però un sogno, io non porto rancore, ho un sogno che gli investigatori, gli inquirenti, facessero una conferenza stampa dove dicono che su Massaro hanno sbagliato, dove dicono che Massaro è innocente e soprattutto dove dicono che da oggi in poi le indagini le faranno in maniera diversa, con un po' di attenzione. Guardate, io ringrazio chi ha organizzato tutto per essere qui presente oggi. Vorrei fare un appello proprio a chi fa le indagini, che istruisce i processi e che poi... Prima di mandare, io ho sempre pensato che un magistrato prima di nel tirocinio dovesse fare almeno una settimana, non di carcere, solo visitare il carcere per vedere dove manda un imputato, un condannato innocente in caso di condanna di innocente. Beh, un po' di emozione, sembra, non è ancora... Pronto come Peter, quando sarai così abile come Peter davanti al pubblico? Vabbè, poco male, dai. Vuoi fare un appello alla fine? Non so che appello. Di valutare meglio, se ci sono 10 domande, di farne 15, se ci sono 10 accertamenti, fatene 20, però dovete assolutamente essere certi di arrestare un colpevole e non un innocente. Nel mio caso mancava movente, corpo del reato e arma del delitto, nel mio caso. Ho visto tantissimi altri casi, io mi sono iscritto, ho studiato giurisprudenza, la revisione l'ho fatta personalmente io perché chiunque mi diceva che non era possibile. L'ho scritta io grazie all'aiuto, o meglio, alla disponibilità del commissario di un istituto che mi ha messo a disposizione un computer dove scriverla. Però ci vuole più attenzione nel mandare in carcere l'innocente, ecco, solo questo. Grazie Angelo, grazie. C'è Pringle che vuole aggiungere una cosa. Is this working? It is, yeah. Just one thing. I just met Angelo yesterday and immediately we're like brothers. You're part of a worldwide fellowship of exonerees, people who are wrongly convicted. And here today, there's you, there's me, there's Sonny and Amanda, all part of that same family of people. Allora, sostanzialmente Peter propone ad Angelo di entrare nella grande famiglia della sua fondazione che ha con Sonny Jacobs, perché lo considera a tutti gli effetti, con tutti i requisiti purtroppo, per far parte appunto degli exonerees di tutto il mondo. Grazie. Posso aggiungere una cosa? Da tutta questa storia negativa, io sono sempre stato una persona molto positiva, ho sempre visto il bene. L'unica cosa positiva che ho preso da questa storia è che comunque mi sono messo a studiare e ho imparato a fare yoga e meditazione. Per il resto continuo a lottare affinché quello che è capitato a me non deve capitare ad altri. Non si può accettare che un innocente possa finire in carcere.
Grazie, grazie a tutti. Concludiamo che siamo molto stretti con i tempi. Grazie. Thank you.